Eh sì, quello che vedete sono proprio io insieme ai volontari FIPSAS e alla Polizia Provinciale. Chi mi segue su Instagram avrà visto il tutto documentato attraverso le storie. In una mattinata di caldo infernale siamo riusciti a recuperare circa 1 migliaio di pesci portati in salvo dai corsi d'acqua in secca a causa della siccità. Ci sarebbe tantissimo di cui parlare, ma non mi voglio perdere troppo in chiacchiere. Preferisco far parlare le immagini di questa mattinata appunto passata a pescare i pesci, non con la canna, ma col guadino. Ragazzi, lui è Raffa, guardiapesca volontario, nonché amico. Stiamo raggiungendo il comando di polizia provinciale, dove ci sarà il ritrovo, per poi raggiungere lo spot dove andremo appunto a fare questa operazione. Ciao, piacere Luca. Ciao. Piacere Luca. Ciao, Fabrizio. Allora, l'area di intervento è da ponte a ponte, all'entrata e all'uscita di Ponte Rivabella. È quello lì. Là. Poi c'è quella buca che ancora c'è acqua, ma visto che facciamo quell'intervento cerchiamo di togliere il più possibile quella buca lì e basta. Dai tutti. Guardate qui che disastro, corso d'acqua praticamente secco. Adesso formeremo due squadre di volontari, chi andrà a monte e chi andrà a valle, per recuperare il pesce, metterlo nei secchi e trasportarlo altrove, perché come avete visto le condizioni sono abbastanza critiche. Ragazzi, secchi alla mano, ci stiamo organizzando, adesso scendiamo giù lungo il fiume. Così. Però ci vuole qualcuno, ottimo, bravo, con gli stivali. Adesso risaliamo la piana fino a monte con l'elettrostorditore per recuperare il pesce che c'è e portarlo via con i secchi. L'Alaska, che è nella lista rossa. Aspetta. Sì. Ok. Ok, partenza, perché col manico non riesco a girare completamente. No, no, metti qua perché facciamo prima, meno fondo. Però solo per quello. Ok, vado giù. Okay. Porto giù questo. Un altro giro. Alaska anche questo. Vedi la bocca piccola, però questo è un po' più grande. Un cobit, quello che si chiama cagnetta, lo vedi? Questo è considerato, vedi questo qua? Uh-huh. Questo è considerato nella lista rossa anche quello lì, endemico in Italia, è diventato raro, infatti è protetto. Ah, una specie protetta? Sì, sempre comunque, una volta lo usavano, perché una volta lo usavano per pescare i persici, ma va bene anche per le trocce. Oh, un barbo finalmente. Barbo. Ecco il barbo. Un altro barbo. Sto tornando indietro con un altro mezzo secchio. C'è tanto pesce piccolo che va portato comunque in salvo. Perché guardate qua. Sono tratti dove l'acqua non c'è e altri tratti dove c'è comunque un po' d'acqua perché ci sono delle buche, quindi il pesce è tutto lì. Qui ci sono altri volontari con l'elettrostorditore a recuperare pesci. Lo lascio qua. Andiamo al secchio? Qui c'è Raffa che sta facendo il censimento dei pesci che abbiamo preso e che porteremo via. Quanto siamo? Assai. Siamo
là. Quindi adesso dove stiamo andando? 100 metri a monte. Sì, qui le prime case lì. Ok, iniziamo a scendere. Stiamo ispezionando la zona col drone per cercare di capire come operare nel migliore dei modi. Bello quello! Guarda che cavedano, ragazzi! Vado su io? Ok. Avete un altro secchio? No, ne abbiamo! Ok, recuperato un altro secchio. Portiamo a Raffa. Tranquillo, dai baffi. Sì, no, c'è altro. Ce n'è di acqua. Proviamo a scendere. Vediamo. C'è rimasto niente qua. A parte qua. Un po' più su, sì. Ma qua vedrai che c'è qualche pesce bello qua dentro. Non c'è rimasto niente. Cambiamo macchina. Ci siamo divisi mentre gli altri volontari vanno a rilasciare i pesci recuperati in una zona dove c'è massiccia presenza di acqua. Noi proseguiamo con l'ultima operazione di questa giornata. Un disastro, guardate la siccità. Cosa ha combinato? Non esiste più il fiume. Proviamo a scendere, vediamo un po'. Il fiume non esiste più. Ma è imballato. È imballato. Questo è la terza volta. Sono tutti di là. Guarda lì. Lì, Ugo, il barbo. Che mi gira. Tutte morte. Tieni morte. Un altro dei nostri, guarda. Tutto detto. Che bel barbetto colorato. Non si più di me, credo che lì sia. Fatto, fatto, come faccio io? Senta, poi, oh, mi dico che ogni volta li tiriamo fuori. Giornata finita, ragazzi. Un caldo infernale, ci sono 36 gradi. Sono le 12 e mezza. Però alla fine l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Anche il sabato successivo siamo tornati a recuperare pesci dall'ennesimo canale in secca. Questa volta per la stragrande maggioranza tutti i cavedani, addirittura per chilo, liberati poi alla fine della giornata in un altro fiume dove adesso la portata d'acqua sembra esserci. È stato un video molto diverso dal solito, ma era giusto portarvi un contenuto di questo tipo. Voglio ringraziare Raffa per avermi invitato a toccare con mano cosa significa salvare pesci, ringraziare i volontari FIPSAS e la polizia provinciale che ha coordinato nel migliore dei modi tutta l'operazione. Spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di condividerlo in tutte le maniere possibili per arrivare a tante altre persone, soprattutto giovani che mancano all'appello, che avrebbero voglia o comunque necessità di partecipare a questo tipo di operazioni per aiutare i volontari FIPSAS che tutte le volte che c'è necessità scendono giù a fare questo tipo di operazioni. Io comunque vi invito ad iscrivervi sul mio canale per continuare a seguire le mie avventure di pesca. Mi potete seguire anche su Instagram. Se avete delle domande, commentate qui sotto e noi ci vediamo qui su YouTube col prossimo video. Ciao ragazzi!